Hai mai pensato che tempo faceva in un giorno preciso del passato? Che ne so, il tuo compleanno, oppure una data speciale? Ad esempio, il 1° novembre 1984, qui, in provincia di Torino, era una bella giornata. Il sole probabilmente era abbastanza tiepido, le temperature erano calde ed era una di quelle giornate in cui potevi andare a fare una passeggiata nei boschi a raccogliere le castagne. Una tiepida giornata d'autunno. Ma il 1° novembre 1984 è una data speciale anche perché in quel giorno lì, qui in Valpellice, è nata 40 anni fa RBM. E quindi questo sarà un video un po' speciale in cui vi raccontiamo un pezzetto della nostra storia, ma anche del nostro presente e soprattutto di quello che vogliamo fare in futuro. Sì, perché ormai è arrivato l'autunno e con l'autunno in radio arriva il nuovo palinsesto e quest'anno ci sono alcune cose che vogliamo condividere con voi. A partire da un pezzo della nostra storia che è relativa ad una parola specifica, i margini. Ed RBE è una storia molto particolare, perché è nata ed è cresciuta sui margini. I margini ne hanno caratterizzato la storia. I margini geografici. Siamo in una vallata alpina, lontani dal centro, in una vallata come la Valpellice, decentrata. Margini sociali, culturali, che RBE ha sempre cercato di interpretare, raccontare, guardando alle storie degli ultimi che hanno meno spazio nel mondo dei media. Margini in qualche modo storici, perché RBE è legata ad una storia, quella valdese, che in questi luoghi marginali ha lottato nei secoli per continuare a esistere. Che poi nel mondo della comunicazione questo stare sui margini è un po' strano, perché generalmente si cerca il centro, si racconta il centro. Noi abbiamo scelto da sempre di raccontare i margini e di raccontare il centro a partire dai margini, decentrando il nostro punto di vista. Per questo per noi è importante non solo quello che diciamo, ma anche come lo diciamo. Non solo quello che raccontiamo, ma anche come lo raccontiamo. E questo è il senso di fare un media collettivo, cooperativo, comunitario nel 2024. Vuol dire vivere le dinamiche di potere della redazione e i processi decisionali insieme. Vuol dire coinvolgere gli ascoltatori e le ascoltatrici in quello che facciamo e nella costruzione dei contenuti per rendere le comunità protagoniste sui media. Perché in un'epoca in cui la comunicazione viene vissuta sempre di più come un coro di io, nel quale ognuno può farsi media da solo, costruire un mezzo di comunicazione insieme per noi è imprescindibile. Qui da noi, dietro ad un microfono o ad una telecamera, c'è sempre una persona. E per noi è importante che ci sia una persona a raccontare una notizia, a offrire un ascolto musicale, a generare un dibattito, una discussione, oppure semplicemente a tenere compagnia. In un'epoca nella quale gli algoritmi orientano i nostri consumi culturali, scegliendo cosa potrebbe essere interessante per noi da fruire, da ascoltare, da sentire, per noi è importante essere qualcosa di diverso, essere qualcosa che genera dibattito, discussione, che mette in gioco il punto di vista. Perché è anche così che si cresce. Si cresce confrontandosi con la diversità, con la pluralità, con la complessità delle cose che non possono essere raccontate sempre in poco tempo, che hanno bisogno di tempo per essere narrate. Si cresce confrontandosi anche con ciò che non è in trend in quel momento, che ha bisogno di tempo per essere raccontata e capita. E se questo processo viene fatto insieme, è sicuramente più interessante. E allora abbiamo deciso di farvi una proposta, di provare a camminare insieme. Nel tempo abbiamo fatto tante cose, radio, TV, stand-up comedy, teatro, album di figurine, musica. È venuto il momento di pensare delle cose insieme e di realizzarle grazie anche al vostro contributo, per fare quello che nel nostro piccolo cerchiamo di realizzare ogni giorno, sbagliando, provando, cercando di raccontare un territorio e le sue comunità. E parlo non a caso di comunità al plurale, perché le nostre società ormai sono un insieme plurale di individui e comunità. Ed è questo che vogliamo cercare di continuare a raccontare, provando modi nuovi e ampliando l'offerta che proponiamo. La radio è un mezzo gratuito, ti raggiunge ovunque tu sia, in macchina, a casa, al lavoro. Segue il ritmo della tua vita, ti accompagna nella tua vita. A noi questo piace, continueremo a farla, la radio, continueremo a fare un mezzo gratuito per tutti. Quello che vogliamo fare è proporre qualcosa di più e di farlo insieme, camminando insieme a voi. E per fare questo abbiamo deciso di proporvi una forma di sottoscrizione, di abbonamento. Ci sono due modalità. Potete farla su YouTube, se volete farla su YouTube, oppure sulla piattaforma TP, che consente di sostenere progetti come il nostro. In entrambi i casi trovate le informazioni in descrizione a questo video. Un abbonamento rivolto a chi vuole camminare un pezzo di strada insieme a noi,
chi vuole proporci idee nuove o semplicemente vuole vedere realizzato, grazie anche al proprio contributo, qualche prodotto nuovo, di quelli che immagineremo nel futuro. Abbiamo immaginato tante fasce, un po' per tutte le tasche, sia per chi può dare un po' di meno, anche se comunque poco non è, sia per chi può dare un po' di più ogni mese. Per ogni fascia ci sono diversi livelli di ricompensa e diverse modalità di interazione con la redazione. Insomma, quest'anno compiamo 40 anni e ci siamo accorti che non vogliamo dei follower. Vogliamo dei compagni di viaggio, che condividano insieme a noi un percorso, la costruzione di una radio di comunità nel 2024, più ricca, più interessante e più partecipata.